Occhio al personaggio. Ciao a tutti amici di Parole in Libertà, siamo qui all'Università degli Studi di Napoli Partenope per la rubrica Occhio al personaggio, oggi con me Claudia. Precisamente Claudia Castaldo. Ciao Claudia. Capa Toast, non solo un brand ma un luogo in cui il toast è il vero protagonista. Claudia, quando nasce Capa Toast? Allora, il primo punto vendita nasce nel novembre del 2014, qualche mese prima abbiamo partorito e sviluppato quella che è l'idea. Perché questo brand? Perché allora, da giovani siamo ovviamente partiti da una situazione storica, diciamo, poco positiva, quindi un tasso di disoccupazione elevata, una situazione ovviamente critica che tutti ben conosciamo, quindi c'era in noi la voglia comunque di creare un qualcosa di nostro e di realizzare comunque un sogno, quindi ci abbiamo provato. Beh sì, bisogna sempre, l'importante è provarci. Esatto. Quindi, cioè, come definisci tu Capa Toast? Allora, le parole che hai usato tu sono perfette, è appunto un luogo in cui il toast è il vero protagonista e può essere appunto degustato in moltissime varianti, quindi vuole essere comunque semplicemente non solo un luogo in cui consumare quello che comunque è un pasto, ma bensì vuole essere anche un luogo in cui si promuove quello che comunque è l'ottimismo e la determinazione e il raggiungimento dei propri obiettivi. Da qui appunto il nome e i due claim, ostinatamente buono e da gustare mentre segui la tua strada, che si fa al concetto di street food legato al nostro format. Ecco, mi anticipi una curiosità, perché ostinatamente? Allora, ostinatamente, e proprio appunto come ti ho detto, si rifà a quella che è la filosofia alla base del brand. Noi vogliamo essere, il brand vuole essere promotore di un messaggio positivo, appunto incoraggiamo quelli che comunque sono i giovani come noi, perché diciamo preferiamo guardare le cose da questa prospettiva, quindi incoraggiamo a credere nei propri sogni e a lottare per raggiungere quelli che sono i propri obiettivi, per cui invitiamo ad essere ostinati nella vita e poi ovviamente esaltiamo quello che comunque è il nostro prodotto, che cerchiamo di offrire nel migliore dei modi possibili, garantendolo come ostinatamente buono. E voi sarete stati più che ostinati a raggiungere questo obiettivo. Qual è il segreto del successo e qual è il segreto dell'innovazione? Allora, il segreto, diciamo, prima di tutto alla base, ovviamente prima di iniziare una qualsiasi attività, un qualsiasi progetto, è studiare quello che comunque è il mercato di riferimento e proporre quello che comunque è la propria proposta, appunto la propria, diciamo, idea nel migliore dei modi possibili, quindi ovviamente farlo con tutte le competenze necessarie, che possono essere interne, laddove appunto manchino è bene comunque affidarsi a persone appunto in grado di svilupparlo nel migliore dei modi. Quindi sicuramente questo è il segreto alla base, però ovviamente ci vuole tantissimo senso di sacrificio, tantissima costanza soprattutto sì. E appunto determinazione e ottimismo, perché in qualsiasi tipo di impresa, anche nel nostro caso che diciamo siamo stati anche fortunati da tanti punti di vista, quindi per cui le cose stanno proseguendo nel modo comunque sperato, con una visione ottimista iniziale, però comunque i problemi ci sono sempre, costantemente, da risolvere in tempi anche brevi, quindi ci vuole molta costanza e soprattutto determinazione in tutte le cose che si fa. Bisogna crederci. Prima di tutto crederci, perché se ci credi almeno hai l'obiettivo dritto davanti a te, quindi la strada, sono gli ostacoli, ma li fai ovviamente con uno spirito differente. Ma gli ostacoli dovrebbero essere lo stimolo appunto, certo, ad andare avanti. Esatto. Condomani sono 20 punti vendita in tutta Italia. Esatto. Dove avete riscontrato più successo? In quale dei vostri punti vendita? Allora, guarda, fortunatamente diciamo tutte le aperture hanno risposto comunque positivamente. Direi che comunque i risultati migliori sono soprattutto
al nord, ma posso dire che comunque sono è sempre una domanda ovviamente un po' difficile, nel senso che ogni risultato si differenzia in base a quello che comunque è il contesto di riferimento, quindi ci rifacciamo ovviamente a dei contesti territoriali fortemente diversi, piazze un po' più ampie, piazze un po' più piccole, un po' più di nicchia, quindi insomma è difficile perché i parametri di confronto sono comunque diversi. Per fortuna rispondono comunque tutti i contesti positivamente, quindi anche al nord dove comunque è un contesto territoriale lontano da quello da cui siamo partiti, essendo appunto nato a Napoli, essendo una startup napoletana, però insomma siamo felici che il risultato sia positivo entrambi, perché vuol dire che il prodotto se per sé è valido. Più che ottimale, direi, secondo voci di corridoio. Quindi, essendo voi startup napoletana, qual è stata la reazione degli altri brand napoletani? Napoli è conosciuta per quanto riguarda il food per vari brand di un diverso genere anche dal vostro. Allora, appunto il settore food ha sicuramente una serie di aspetti positivi e una serie di aspetti negativi. Sicuramente con il food ovviamente ti rifai a quello che è un bisogno primario delle persone, quindi diciamo è un mercato da un punto di vista positivo in cui investire, però soprattutto partendo da quello che comunque è il contesto napoletano, ovviamente ci siamo andati a confrontare diciamo con tantissimi competitor, soprattutto perché la città, cioè Napoli è la città dove comunque si mangia bene con poco, spendendo poco, quindi insomma ci siamo avventurati in questo business che sapevamo comunque essere sempre in crescita, in costante crescita, ma consapevoli anche ovviamente di inserirci in un contesto in cui i competitors erano comunque tantissimi, per cui nel momento in cui abbiamo deciso di proporci sapevamo di doverlo fare comunque nel modo migliore possibile, differenziarci da tutti comunque gli altri. Dobbiamo aspettarci altri punti vendita? Sicuramente domani aprire un altro punto vendita, la settimana prossima ancora altri, e così a seguire. Come ti ho detto, la è un progredire. Esatto, è veloce e con tutte ovviamente le difficoltà, ma anche le enormi soddisfazioni, stiamo proseguendo su questa salita, speriamo di e proseguire quindi, così. Scontato e banale chiedere se siete soddisfatti o meno. Al momento sì, siamo molto soddisfatti, in determinate circostanze sorpresi, ma comunque diciamo ce l'abbiamo messa tutta, quindi siamo contenti che comunque il lavoro investito stia portando effettivamente questi ottimi risultati. Però insomma dall'altro lato ovviamente cerchiamo di non esaltarci troppo, perché il mercato è un sali e scendi e soprattutto è imprevedibile. Esatto, imprevedibile. Ma Claudia, dimmi, qual è il tuo toast preferito, dato che abbiamo detto che il protagonista è il toast, quindi parliamo di toast. Okay. Allora, io sono più per una linea gourmet, quindi appostamenti un po' più ricercati, più particolari, e adoro l'eccellente, che è speck, crema di gorgonzola, miele di acacia e noci sbriciolate. A quest'ora è piuttosto invitante. E quale consigli di assaggiare? Allora, non mi permetto di consigliare un toast, perché abbiamo un menù molto vasto, proprio per cercare di abbracciare tutte quelle che sono esigenze e gusti dei nostri consumatori, quindi troverete degli accostamenti comunque più semplici della nostra linea classic, degli accostamenti invece più particolari, tradizionali, per esempio con la parmigiana di melanzano, o anche con gusti un po' più internazionali, quindi accostamenti un po' diciamo più forti, oppure i gourmet sono appunto quelli un po' più ricercati, quindi magari per una nicchia un po' specifica, i light per chi è a dieta, che sono veramente cerchiamo sempre, non so tu, io duro in previsione dell'estate, dal lunedì al mercoledì poi crollo, e poi i dolci, ovviamente i vegetariani e i vegani, che sono ormai un mercato sempre in crescita, quindi non mi permetto di consigliarne uno, anche perché li ho testati tutti e li ho approvati tutti, per cui per me sono tutti buoni. Però insomma assicuro a chi ci sta ascoltando che se viene a trovarci troverà sicuramente il prodotto più idoneo ai propri gusti. E noi siamo fiduciosi, non vediamo l'ora di venire a provare, certo. Almeno io personalmente, certo. Non essendo del posto. Quindi in 2 anni quanti toast avete sfornato? Allora, una media precisa è difficile, consideriamo un 130.000 mensili, quindi facciamo
diciamo, un po' baricunti. Sono ovviamente tutte aperture differenti, quindi ogni punto vendita ha risposto a sé, però comunque i numeri sì, sono molto positivi e molto alti. Ma Claudia, per chiudere, chi è il capatost dell'azienda? Allora, il capatost dell'azienda sono Paolo Castaldo, Antonio Pepe e Marco Michalef, che è una new entry, un francese divenuto anche lui socio all'interno del brand. Poi ovviamente, insomma, dietro c'è un lavoro di più personalità che, insomma, ognuno lavora a un qualcosa di specifico. Però sono tre uomini. Uno più capatosto dell'altro. Pensa ogni giorno. sì, però siamo tutti ben collaudati. Sei l'unica donna? Sono donna, insomma, li assisto e li affianco in questa esperienza, esatto, sin dall'inizio. O sono loro inizio. Che adesso affiancano te? No, io li affianco, però è bello perché dall'inizio ho vissuto con loro questa esperienza, quindi con tutto quello che comunque erano i timori iniziali, lo sviluppo dell'impresa e tutto, quindi insomma è un'esperienza che consiglio a tutti, chiunque abbia voglia di farlo, chiunque crede in un'impresa, chiunque ha un sogno nel cassetto. La cosa importante è lavorarci sodo, studiare anche tutto lo sviluppo dell'idea, perché confrontarsi con gli altri, perché noi l'abbiamo fatto tantissimo tra di noi, ma anche comunque con l'esterno prima di partire l'idea. Il confronto è una cosa estremamente importante e insomma è continuare, e le soddisfazioni comunque arrivano al di là poi dell'impresa, insomma, vada bene vada male, perché poi dipende da una serie comunque di elementi, ovviamente, se comunque un'idea va o meno in base a come risponde il mercato, in base a come lo sviluppo, tutto quanto. In ogni caso è un'esperienza che comunque ti regala tantissimo, cioè ti insegna tantissimo, quindi l'importante è farne tesoro sempre. E con questo, Claudia, ti ringrazio e ti ringraziamo noi tutti. Ti grazie, faccio il mio più grande in bocca al lupo. Io faccio in bocca al lupo a chiunque insomma sta per farlo, ha voglia di farlo, e invito, diciamo, ad essere capatost nella vita sempre e ad andare da capatost anche. E dall'Università degli Studi di Napoli Partenope, da Federica Ruggero e da Claudia Castaldo vi auguro una buona continuazione, vi saluto alla prossima e ciao a tutti. Grazie.